bene in kimono, guarda, guarda, perfino una bambina ha un aspetto più grazioso. È incredibile, sì, sì, davvero incredibile. Anche lei così sembra proprio un altro. Oh, lo so, mi è sempre piaciuto il kimono, eh. Comunque, dottor Vare, tanti, tanti auguri di buon anno. Oh, grazie, tanti auguri anche a te. Il capodanno è sempre il benvenuto. Beh, che cosa aspetti, Lilli? E allora? Avanti, lo sa bene, sto aspettando il regalo di Capodanno. Che cosa? È risaputo che i grandi fanno un regalo di Capodanno ai bambini. E siccome lei è la persona adulta più vicina a noi, adesso deve provvedere a me, Top e Taki. Auguri di qua, auguri di là, auguri di su, auguri di giù. Perché non posso starmene tranquillo da solo? Dottore, possiamo giocare con le racchette? Che cosa racchette? Avanti, versami da bere invece di pensare a giocare, oh! Uffa, però questi grandi stanno sempre a ubriacarsi. Che modo di dire, questi grandi? Non vedi che mi trovo in difficoltà? Per il Capodanno ho dovuto vuotare il portafogli, altro che... Stanno sempre più aumentando le denunce per furto di portafogli. Naturalmente i posti affollati, come le chiese e le vie più commerciali, sono i migliori per i borsaioli. Perciò fate attenzione per evitare di avere un'infelice esperienza proprio all'inizio dell'anno nuovo. È così, portafogli in pericolo ovunque ti trovi. Anche per questo odio il Capodanno e anche il Ferragosto. Ma che cos'è questo, eh? Non capisco. No, non capisco. Ma insomma, mi volete far capire? Non riesco a comprendere. Certo, tornare all'infanzia a far volare un aquilone non è una cattiva idea. Certo, certo. Bene. Eccola! Eccola! Come contento, Taki. Oh, vola altissimo. Sta per cadere. Su, su, non piangere. おかしなやつらじゃ先生タッチがタコあげてほしいんですってえわしゃそのヘトヘトなんじゃとってもトトのようなわけにはいかんよタッチ泣かないで第一風がないんだからタコが上がらないのよそうだわあのマンションの屋上ならどっさり来てますねみんな私宛てにねちょっとあんたどこの子えあはん屋上でタコをあげようというのねダメよお正月だよいいじゃない何言ってるのよ私がダメと言ったら絶対ダメなの分かったでもかわいそうですよダメそれよりお雑煮はどうしたのレンジにかけっぱなしだバカモン早く行ってらっしゃいはいおわよその子が入ってきて汚されちゃかなわないのよ何しろ最高級マンションなんですからね子供だと思ってバカにしてるんだわはいさあ行きましょうパブパブダメ赤ちゃんじゃないんだから、うん、あ来たわあすいませんま待ってくださいはあこれはどうもごめんなさいいいえ別にいいんですよわざとやったんじゃないんですものあはいいや世の中にはこんな優しい女の人もいるんだどうして女性には優しいのと
怖いのといるんだろう。女性っていうのは割と男性よりも力が弱いし、よく泣くし、すぐヒステリックになるし、うちの母ちゃんなんかその代表みたいなもんだ。あ、待てよ、何かの本で読んだら女性は男性よりも平均7歳は長生きするんだそうだ。昆虫でもオスの方が早く死んで、メスは冬を越したり来年の春まで生きるんだってさ。するってえと女性の方が実際は芯が強いというわけか。ダッチ、よかったわね、タコ上がって。どうだい姉さん、あの二人使えそうだぜ。うん、こんなところにタコ揚げに来るなんてよっぽど暇なんだろう。よし、じゃあ声かけてみるか。明けましておめでとう。よう、めでてえな。おめでとう。あ、弟は無口なの。いいっていいってこんなところまでタコをあげに来るなんて大変だね。何か私にご用ですか？もちろんよ、あんたたちに頼みたいことがあってさ。え？パンパン子供だね、まるで。サンキュー。何ですか？大したことじゃないんだよっていうのは。ね、いいぞ。まったくお前たちは年寄りを平気な顔して使うから。なあ、もうちょっと下の方力入れて。ただいま。ああ、これはこれは明けましておめでとう。もうお前たちはメルモにタッチ。 In quell'appartamento per un po'. Cosa dici? Sì, ci hanno chiesto la cortesia di custodire la casa in loro assenza. Sono fiduciosi però, vero? Beh, si vede che dobbiamo avere un aspetto veramente degno di fiducia. Crette. Honto ka ne, sore wa. Honto yo. Yoppodo atashi tachi ga shinyou dekisou ni mieta no ne. Toto, vieni, prepariamoci. Complimenti, è proprio una casa stupenda. Possiamo usare ogni cosa a nostro piacimento in questa casa, Lily? Ma di cosa si preoccupa, dottore? Vivere in un posto così fa piacere anche per una sola volta. Ma forse loro approfittano della vostra buona fede per tacchi non mangiare quella roba. Sì, tranquillizzi, dottore. Ci hanno detto di prendere ciò che volevamo. Ah, vero, ma io non sono responsabile se succede qualche cosa. Questo posto non mi piace affatto. Me ne vado via! Che dici, vengo bene? Sì, veramente la mia specialità sono le foto di cronaca. Stavo pensando che tu sei sempre così timido. Come fanno poi a venirti bene le immagini della scena di un delitto? E questo succede perché sono educato. Chi lo sa? Massaggiami le spalle. Che cosa fai? Che cosa ti succede? E indossare il kimono mi stanca le spalle. Allora mi vuoi massaggiare? Sì, sì, subito. Ma chi è che sta gridando così? Come ti mostro un po' della mia bontà, della mia gentilezza, te ne approfitti subito. Ma io... Ci sono ancora dei vestiti sullo stenditoio. È vero. Non avrai mica intenzione di lasciarceli per 2 anni, eh? Sue calze! Hoppla! Ecco, signore. Oh, grazie, grazie tante. Signore, ha dei problemi. Per favore, non mi chiami, signore. Non ho neppure 25 anni. In ogni modo, grazie. Grazie tante. Ehi! Cosa state facendo? Auguri di buon anno, signore. Auguri? È quella la stanza dove vivono quei due, non è vero? Sappiamo dove stanno, ma purtroppo non possiamo arrestarli perché non abbiamo nessuna prova. Non c'è nessun problema, essendo capodanno loro non stanno in guardia. Presto agiremo. Tachi, che fai? Gli auguri di capodanno si scrivono sulla carta. Oh, no! Thank you.
attacchi. Hai visto? C'è qualcuno lassù. Ah, mi sta facendo il bagno. Ti prego, sta calmo. Sopporta tutto finché non li prendiamo. Sopporto. Ti odio! Ti odio, ti odio e basta! Vattene, non voglio più vederti! Ma Maria, cara, io volevo solo dirti... Ti ho detto vattene! Non rivolgermi mai più la parola! Non voglio vedere la tua faccia! Voglio soltanto morire, morire, morire! Subito, fermati, fa attenzione! No! Voglio soltanto morire, morire! Giovanni, perché non mi fermi? No! Non mi interessa più niente al mondo ormai! Sto davvero per morire! Mio caro, ti devo la vita, mi hai salvata finalmente. Oh, il ragazzo della porta accanto. Che carino che sei stato però. Ma Maria! Che cosa succede? Che stai facendo? Ma insomma, ti lamenti sempre. Non voglio vedere una scena così disgustosa. Non mi levi mai più la visita da me, ricordatelo, capito? Senti, ma guarda un po'. Grazie. Mia cara, dove sei ora? Oh, insomma, ancora tu. Ehi, ricordati, anch'io sono arrabbiato con te. Vattene, 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 vattene via immediatamente, ecco. Sarebbe ora che ti calmassi un po', eh? Oh. Fra tutti gli animali, anche tra quelli più piccoli come le cavallette o i rospi, la prestanza fisica è una caratteristica puramente maschile e questo vale anche per gli uomini. Talvolta però può capitare il contrario, ma si tratta soltanto di un'eccezione. Infatti, se esaminiamo alcune coppie di animali, vediamo che per esempio è il cervo maschio ad avere le corna per combattere e così pure in una coppia di scimmie è sempre il maschio il più robusto. Se poi passiamo ad osservare la grande varietà degli uccelli, vedremo che il risultato è sempre lo stesso. E anche tra gli uomini è sempre il maschio che, grazie ai suoi ormoni, può sviluppare una tale forza fisica da essere poi capace di trasportare sulle proprie spalle enormi pesi. Vai a giocare fuori con le racchette. Taki, non posso farci nulla. La pallina ormai è caduta di sotto. Gioca con qualcos'altro. Cosa? Chissà se lì dentro ci sono delle palline. Oh, che strano, è vuota. Eppure è tanto pesante. Sembra che ci sia un doppio fondo. Vediamo. Ehi, ho dimenticato una cosa. Che cosa? Ma non ti ricordi quella scatola nella quale avevamo messo tutti quei portafogli costosi, no? Ah, non è un problema, erano solo portafogli vuoti. Il contenuto lo abbiamo noi.
Hai ragione, non ne ricaveremo molto se dovessimo venderli. Meglio svignarcela rapidamente, anche perché abbiamo quei due poliziotti alle spalle. Dai, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. A casa ci sono quei due figure. Già, è vero, i soliti stupidi. E i poliziotti anche. Ehi, è il confetto che mi hanno regalato quei due, eh? Sembra buono, mangialo. Ehi, a cipicchia com'è bello. Il fondo viene fuori. Cosa? Portafogli. Finalmente! E portafogli? Sì, sono portafogli. Guarda, un portafoglio. Corri, corri. Corri. Fermatevi, vicini del borsaio, Liviana, stiamo su una chiusa di furto. Furto? Adesso non fate gli innocenti. Stupido, e la porta accanto. Furto? Porta accanto? Tacchi. Eccoli. Borsaioli. Come? Borsaioli noi? Ormai siete in trappola, i portafogli sono una prova schiacciante contro di voi. Ma scappiamo, presto, presto! Seguiamoli, corri, corri! Prendo corri! Sono arrivato! Eccoli! Vi arrestiamo! Ma come? Buongiorno. Ma insomma era questo ascensore? Beh, io credo di sì. Quella signora è... È incredibile. È successo un fatto molto strano. Un uomo ci ha raccontato che sua sorella si è trasformata in una vecchia nel giro di pochi secondi, mentre aspettavano il treno. Poiché c'è pericolo di una nuova forma di epidemia, costoro sono tenuti in continua osservazione all'ospedale. Sono loro. Lei è diventata vecchia con i nostri confetti magici. Ah! Ma allora i veri borsaioli sono loro! Ehi, questo non è posto per giocare. Ma non sono venuta qui per giocare. Sono venuta per trovare una persona malata. Come adulta passerò inosservata. Insomma, la vuole fare finita. Lei è il 17° fotografo. Di quante volte dovete riprendermi in questo stato disgustoso? Ma signora, non lo faccio per divertimento. Veramente, questo è il mio lavoro. E hai abbastanza ora? No, non ancora. Io vorrei... Noi non siamo fenomeni da baraccone. Sei insopportabile. Via! Ma lei è... Aspetti, signora borsaiola, voglio parlarle un momento. Si fermi, signora! Ecco la tua dentiera. Sì, ma ho paura che se rimaniamo ancora, che a lungo finiranno con lo scoprire chi siamo. Andiamocene. Sei caduta. Vieni qui. Lei la riconosco. Sono sicura che tutta colpa sua se sono diventata così vecchia. Non lasciarla scappare. Io. Lei è l'unica a sapere la nostra vera identità. Fermati. Non lasciarla scappare. Oh, povera me. Fermati, ho detto. È tutta colpa tua se mia sorella è ridotta in questa maniera. Io non ho fatto nulla. Non tentare di fuggire. Tanto è inutile. Lo prendo in prestito. Oh no. Signorina. Tieni.
Ma che sta succedendo, signorina? Signore, lui e la sorella sono i veri borsaioli. Che? Maledetta! Maledetta! Accidenti! Povero fratello mio, che cosa gli avete fatto? Mamma mia, che immagini terrificanti! Ah, è vero. Ho sempre saputo che eri molto in gamba. Ma no, è stato solamente un caso. È proprio da te essere sempre così modesto. Guarda da quella parte adesso. Guarda da quella parte. Basta con i litigi. Tocchiamo ancora. Sì, sì. Guarda che indecenza. Dai, ma era soltanto uno scherzo, su. Per dire, ecco. No.